Giravamo il film e avevamo bisogno a tutti i costi di avere un riscontro, e quindi telefonavamo continuamente a qualche alto prelato che se ci davano il permesso di parlare con qualcuno vicino al Papa, ma non ci hanno mai risposto. Siamo arrivati addirittura a mandare personalmente una lettera in Vaticano, credo che il produttore abbia proprio consegnata una guardia svizzera, però non niente, Manualmente sì, proprio. nessun tipo di silenzio totale. Poi noi abbiamo fatto una grande ricerca, io con lo sceneggiatore Martin Salinas, ma anche con Valsecchi, il produttore, abbiamo parlato con decine di persone che lo conoscevano a Buenos Aires, e dai suoi compagni di classe delle elementari fino ai suoi studenti, per non parlare degli arcivescovi, dei cardinali, tutti quelli che gli sono stati intorno, le segretarie, i preti di strada, i fedeli. E abbiamo ricostruito per conto nostro una biografia immaginaria di questa persona. Con la paura che potesse essere inverosimile, oltretutto il mio è un punto di vista di laico, non sono credente, e quindi ho ricostruito questa persona come se fosse una persona, un civile qualsiasi. E quando poi finalmente siamo riusciti alla fine del montaggio a mostrare il film in Vaticano, perché è venuto Monsignor Carker, che è il camerlengo del Papa, e dopo la proiezione c'è stato un silenzio, E lui si voi è siete stati preoccupati in questo girato e ha silenzio? detto: il film è veritiero. Che è un aggettivo che non viene mai utilizzato, non so, nella critica cinematografica. Veritiero, un film si dice se è bello, se è brutto, se è noioso. Veritiero mi è sembrato il complimento perfetto. Beh, forse perché la preoccupazione più grande era proprio.